Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video nella mitica location con lo sfondo arancione. Siamo qui riuniti oggi per un video lunghissimo, per cui popcorn, porcate alimentari, un tè freddo, un caffè, una cioccolata calda con panna, insomma, avete l'imbarazzo della scelta, patatine, mettetevi comodi, in relax, quello più completo. E ascoltate se avete voglia. Allora, oggi parliamo di prodotti finiti e allora, secchiello 1 e 850 cose sul tavolo che adesso vi vado a mostrare e vi andrò a recensire. Tenete presente che ho tantissimi prodotti finiti perché ultimamente, sarà da un annetto ormai, registro questo video ogni 2 mesi. Per cui abbiamo all'interno di questo video tutti i prodotti terminati nell'arco del mese di dicembre, 31 giorni, nell'arco del mese di gennaio, 31 giorni, e anche qualche giorno, sarà almeno una settimanella, se non un pelino di più, di febbraio. Per cui abbiamo tipo 70-75 giorni di... no, 70 di prodotti finiti. Sono tanti, partiamo subito, se no il video non finisce più. Allora, prodotti per la cura della casa. Allora, abbiamo sapone da bucato, quindi detersivo lavatrice Marsiglia Chantecler, comprato a novembre o forse a ottobre da Risparmio Casa perché costava 80 centesimi. Abbiamo 1 litro di prodotto, sono 18 lavaggi, questo è quello che dicono loro. Non so se mi dura 18 lavaggi, comunque mi trovo bene. Anche se non amo la profumazione Marsiglia, mi sono comunque trovata bene e notavo che i panni erano non solo appunto lavati bene, ma anche con questo odorino lontanamente di Marsiglia, per cui un pelino di profumo rimane. Mi è piaciuto, ne avevo comprate 3 confezioni e questa è la prima. Potrebbe anche essercene una seconda, non mi ricordo perché, come capite, i giorni sono tanti. Additivo bucato igienizzante a Mukina, lo compro praticamente sempre perché mi sono sempre trovata bene. Penso di non averlo comprato l'ultima volta. In questo momento ne sto usando di un'altra marca, forse l'omino bianco perché costava meno. Io mi muovo con gli additivi igienizzanti, ma anche con i detersivi, con le promozioni. E siccome compro tutto sotto casa da Ipersop, guardo le loro promozioni. Con Amukina mi trovo sempre molto bene, ma devo dire che con l'omino bianco che sto utilizzando in questo momento anche, per cui non ho nessuna rimostranza da fare. Poi, smacchiatore omino bianco, smacchia facile, mi trovo benissimo. Mi serve soprattutto, spero che chi guarda questo video non si indigni, mi serve soprattutto con le macchie di sangue mestruale. Se qualcuno si indigna per questa frase sangue mestruale, ha dei problemi, per cui che si faccia vedere da uno bravo. Quindi omino bianco mi aiuta a smacchiare il sangue dagli asciugamani, dalle mutande, dall'intimo nel periodo X del mese. Andiamo avanti, sempre per quanto riguarda periodi X del mese, no, non è vero, per quanto riguarda l'igiene di tutti i giorni e anche 2 volte al giorno, penso di averne consumati 3 detergenti intimi, se non 4. Qui vorrei mettere in chiaro che ci si lava la parte X e Y alla grandissima, ok? Ho già spiegato perché, per come in diversi altri video, non voglio perdermi in queste cose. Allora, terminati 2 detergenti intimi del marchio Luxury o Luxury, non so come caspita si dice. Questo era prevenzione, questo era lenitivo. Secondo me ce ne sarà un altro perché io ho il ricordo di averne terminato un altro. Le avevo presi al Carrefour per 89 centesimi e sono entrambi da 250 ml. Ne avevo preso anche uno verde che secondo me troverete tra poco. Mi sono trovata molto molto bene con entrambi. Mi sono piaciuti appunto anche a mio marito, per cui li abbiamo utilizzati volentieri. Altro detergente intimo, questo sono 200 ml, comprato al Conad per 79 centesimi, si chiama Neutro Vital, non l'avevo mai visto. Trovato al Conad, ne avevo appunto necessità e ne ho prese 2 confezioni lì. Ci siamo trovati bene anche con questo. Questo è molto molto fresco, ma è rinfrescante nel senso la profumazione, ma non vi congela le zone XY, perché quella è una cosa che a me dà molto fastidio, per cui l'ho apprezzato molto, mi è piaciuto. Rinfrescante, non irritante, con azulene e bisabololo, va bene. Poi andiamo avanti. Terminato un colluttorio del marchio GAM,
Si chiama Hali Control, quindi sarebbe controllo dell'alito. Effettivamente è un colluttorio molto, molto, molto rinfrescante, molto, come dire, molto fresco, però non vi va a ustionare le gengive come fa il mitico Listerine. Perfetto. Poi qui dice per un alito sano e puro, sì, in effetti come dire, vi lascia la bocca fresca per un'oretta, per cui non è affatto male. Costa sui 4-5 euro, non costa poco, non c'è alcol e ci siamo trovati molto molto bene. Non lo paragono a Elmex perché Elmex è sovrano, anche se in questo momento stiamo usando un altro Elmex ed è molto molto buono. Ve ne parlerò. Questo era 300 ml di prodotto. Buono, ci è piaciuto. Andiamo avanti. Poi, per quanto riguarda invece sempre l'igiene della casa, detersivo dei piatti, il mio detersivo dei piatti in assoluto preferito della vita, Dexal, questo qui rosa, che si chiama Delicato Mani. Penso che sia il taroccone del Dixan Mani e Unghie, il compianto Dixan che non riesco a trovare da nessuna parte. Questo qui invece lo trovo da Eurospin ed è un litro di prodotto, costa 1,29 euro, non mi ricordo più, però mi piace tantissimo perché veramente sulle mani. Se non usate i guanti, io cerco di usarli sempre, 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 però qualche volta capita di lavare i piatti anche senza guanti, non ve ne va a seccare, irritare troppo. E io già d'inverno ho sempre le mani completamente rovinate, le vedete, fanno schifo. Quindi devo trovare prodotti che comunque non mi uccidano le mani. Si è capito? Io spero. Quindi molto buono il Dexal, lo metto lì perché vedo che c'è una goccia e quindi me lo verso nella spugna direttamente, non si butta via niente. Nonna Dolly Docet. Poi andiamo con. Ah, qui ragazzi c'è la polemica. Minchia, dopo 6 minuti e 47 già la polemica, ma sì, dai, sono proprio in vena. Allora, ho terminato questa crema decolorante per il viso della Balea. Marchio del DM, chiamatelo come lo volete, sono quei negozi tedeschi che adesso stanno spuntando come funghi e meno male. Allora, questo è composto da due tubetti, uno di crema ossigenante, l'altro di crema attivante, non mi ricordo più, comunque è un decolorante a base di ossigeno. Io lo uso soltanto per farmi i baffi perché sono dotata appunto di baffi neri, anche se con la ring light mitica non si vedono. E vai. Tra l'altro adesso li ho schiariti, quindi non si vedrebbero lo stesso, però ho un po' i baffetti. Vabbè. E la polemica in che cosa consiste? Consiste nel fatto che avevo visto un video di una YouTuber molto famosa, le vere YouTuber, non io che sono una povera demente, non una povera scema più che altro che fa i video qua sperando che. Niente, e appunto lei diceva, perculava tutte le donne che si schiariscono i baffi e diceva: sì, perché se ti schiarisci i baffi con quelle creme lì ti diventano color platino e vai in giro con i baffi color platino, manco fossi una vichinga. A parte che non mi fa proprio ridere, partiamo da questo presupposto. E poi ognuno fa le sue scelte: c'è chi si fa la ceretta e poi voglio vedere che razza di pelazzi avete, magari quando avete l'età della nonna Dolly, 95 anni, magari avete i pelazzoni così, belli quelli, i rami, fantastici. Ognuno fa le sue scelte, io preferisco schiarirli piuttosto che toglierli. Perché? Perché sì. Le ho ricomprate, perché queste le avevo comprate 3 anni fa, o 4, forse nel 2019 o 2020, non ricordo più, quando il DM qui a Torino neanche c'era, e le ho ricomprate. Credo che siano un po' aumentate, forse le ho pagate 5 euro, magari prima le avevo pagate 4, mi sono trovata così bene, sono durate così tanto che le ho ricomprate. Ottime, ottime, ottime. Se schiarite i baffi, se invece li togliete con la ceretta, fate bene. Io non critico, però non bisogna deridere chi usa un prodotto diverso da quello che abbiamo scelto. Io la vedo così. Ok? Ok. Poi non si senta toccato chi fa la ceretta, fate bene, fate benissimo. Sono scelte. Boh. Poi ho terminato questo Nordic Blonde Omegaplex, praticamente è un kit, scusate se dico praticamente, abito a Torino da 10 anni, inizio ad avere non solo l'accento torinese che detesto, ma anche questo praticamente ogni due parole, mi spiace, scusate. Migliorare la dialettica. Allora, che cos'è? È un kit della testa nera per farsi in autonomia i colpi di sole, quelli che ho fatto io un mese.
Questo kit l'ho comprato nel 2019, me lo ricordo molto molto bene, e l'ho terminato quest'anno nel 2023, perché io sono dotata, lo sanno anche le piastrelle, di pochissimi capelli, per cui tutto l'ossigeno che c'era, l'ossigeno e poi la bustina attivante, non so se la bustina in polvere è l'ossigeno, ma l'ossigeno è quello liquido, e la bustina in polvere non so che cosa sia. Comunque, ce n'era veramente tanto, io ho quattro capelli in testa, mi basta per farmi le mesh 46 volte. Mi piace tantissimo perché se voi siete un po' persone precise, se vi piace prendervi voi stessi cura dei vostri capelli, del vostro corpo, è bellissimo farsi queste cose da soli a casa. Poi io non sono precisa, cioè si vede, si sa, l'ho già detto un milione di volte, però a me proprio il fatto di farmelo da me mi fa stare bene e quindi persisto in quest'idea. Anche perché questo costa 6-7 euro. Se io vado da una parrucchiera, anche se vede che io ho 7 capelli, 3 in testa, lei comunque per farmi le mesh mi prende 25, 30, 40 euro. Non lo trovo giusto. Ne spendo 6, mi faccio le mesh 7 volte, tutte le volte che ne ho voglia e vai. Quindi mi piace molto. Si chiama M1. Forse esiste il Nordic Blonde di un altro livello, cioè ancora più chiaro. Io mi trovo bene con questo. M1, livello di tonalità 6, Nordic Blonde Omega Plex. Scusate. All'interno c'era l'ossigeno, la polvere attivante, una vaschetta, i guanti, il pennellino e il balsamo. Ottimo, 6-7 euro spesi benissimo. Questa è carta. Andiamo avanti. Terminato per il mio viso, proprio questo, ragazzi, che fatica che sto facendo in questi mesi. Effaclar La Roche-Posay e Vichy Norma Derm. Mi hanno aiutato? No, perché sono comunque piena di acne e va benissimo così. Cioè, piena no, perché io a volte esagero, dico piena. In realtà ho proprio questo sfogo qua. Ve lo faccio vedere per bene perché è giusto? Se no uno dice, ma allora uno è perfetto in videocamera. Magari. No, io ho questo sfogo qua che non accenna ad andarsene, sarà una problematica da risolvere poi in altre sedi. In ogni caso, questi detergenti qui mi aiutano per seccare le imperfezioni quando c'è appunto c'è proprio l'infezione in atto. Mi servono per asciugare la pelle lucida. Questo l'ho utilizzato anche per il corpo, per la schiena, sebbene qualche anno fa, i primi tempi che lo utilizzavo, vi ho detto no, ma non usatelo per il corpo perché è troppo disseccante. Effettivamente ho cambiato idea. Mi piace cambiare idea e lo trovo anche maturo. Sulla schiena ha il suo perché, vi sgrassa ben bene la schiena, sempre se voi siete dotati di una pelle grassa. Ma a me fanno morire le persone che conosco, tutte, nessuna esclusa, ma proprio, avete presente? Nessuno escluso. Nessuno. Tutti che dicono no, ma io ho la pelle secca, poi vedi che hanno la fronte, le guance lucide, i punti neri grandi come dei tronchetti di liquirizia, brufoli, le schiene tutte piene di macchie, e però quando parli con loro, no, ma io ho la pelle secca. Boh. Penso di essere l'unica nel mondo che ha la pelle grassa, acneica, impura, che non si vergogna a dirlo. Mamma mia, mi sono piaciuti, mi piacciono tantissimo. In questo momento ne ho comprato uno da Ipersop, non mi ricordo la marca, me ne devo parlare anche di quello, che ha acido glicolico, un sacco di attivi proprio per la pelle acneica incazzata bestia come la mia, e però, cioè, quando mi lavo la faccia con quello divento rossa, ma proprio rossa e mi brucia il volto. Quindi penso che ha o degli attivi troppo forti o non lo so, sono allergica, intollerante a qualcosa. Meglio questi due. Questo è un pelino più leggero, il Norma Derm rispetto a Effaclar. Comunque sono due prodotti validissimi. Se avete dei figli adolescenti che hanno problematiche di acne, problematiche di pelle, ve li consiglio tantissimo. Effaclar fa proprio un peeling, quindi rimuove strato dopo strato le macchie della pelle e poi secca proprio dove avete le imperfezioni, è molto molto potente. Il Vichy Norma Derm è un po' più leggermente più delicato, però sono ottimi ottimi prodotti. Questo costa 11-12 euro, anche 15 nelle farmacie più care, sono 400 ml, è ottimo. Questo invece lo avevo comprato sul sito di makeup.it 6 secoli fa, avevo preso il tubo grande e mi avevano regalato il tubo piccolo da viaggio, che io me lo sono usato a casa. Ottimi prodotti per chi ha una pelle acneica. Non sono né come lo Zolfo né come il Topex, non sono prodotti
che non vi ammazzano la pelle, vi aiutano. Ci tengo a dirlo. Poi Simone ha terminato il suo Restivoil rinforzante, quindi questo col tappo verde. Questi sono 150 ml di prodotto, li avevo presi per 5 euro al Bennett, erano in sconto. Oggi, cioè questa mattina, ho detto: ma sì, lo finisco io, ce n'era tanto così, perché ogni tanto voglio rifare il tentativo a lavarmi i capelli con Restivoil. Niente, non mi lava proprio i capelli, cioè non fa schiuma. Non mi fa schiuma, non riesco a lavare i capelli. Cioè si aggrovigliano i capelli, ma non schiuma, non lava, quindi ho dovuto aggiungere un goccettino del mio shampoo meraviglioso anti-untuosità, che se non sapete di che cosa sto parlando vi invito ad andare a vedere il video sul top e flop dell'ultimo periodo, perché lì vi parlo approfonditamente. Ho dovuto usare il mio shampoo anti-untuosità ed è andata meglio. Restivoil per me proprio non va bene, cioè non mi toglie il sebo, quello è il problema. Uno dice, ma per non avere il sebo tu per non avere sebo devi usare un prodotto non troppo sgrassante ma delicato. Ho capito, ma non mi lava la cute, cioè mi lascia i pezzi che io ho già, perché la mia cute produce, perché io ho pelle grassa, cute grassa, tutto grasso, tranne io sono grassa, però potrebbe capitare. Ma non mi toglie proprio i pezzi. Boh, quindi per me non va bene, per Simone invece è perfetto. Andiamo avanti, terminato questo gel detergente per le mani della SBC, marchio britannico. Questo era appunto un detergente per le mani, sapone liquido alla propoli, profumo meraviglioso, era mezzo litro di prodotto, viene venduto insieme alla crema per le mani, sempre alla propoli, e costa sui 21 euro il set su QVC. QVC, scusate, QVC. Molto molto buono, profumo meraviglioso di cera d'api, un po' mielato. Molto molto buono. Non abbiamo ancora finito la roba che c'è sul tavolo, io ve lo dico, questo sarà un video lunghissimo. Allora, terminati tantissimi bagnoschiuma, Madonna, un sacco di roba, ragazzi, non potete capire. No. Allora, cominciamo da Eternity. Allora, doccia schiuma di Eternity, in realtà non è un doccia schiuma, lo chiamano shower gel, ma è una crema detergente, una crema verde perlata. Assomiglia a Eternity il profumo? Sì, non è proprio fedelissimo, fa un sacco di schiuma, profuma nel momento stesso in cui vi lavate il corpo, però né nel box doccia né nella pelle questo odore di Eternity persiste, per cui è un peccato. In ogni caso fa parte sempre di quei bagnoschiuma molto profumati, però io tutta questa intensità purtroppo non ce la sento. Mi spiace, cioè o ho sbagliato, cioè o l'olfatto che sta peggiorando o proprio hanno ridotto l'intensità. Altro bagnoschiuma che abbiamo terminato io e Simone è questo Cozy Hug, quindi abbraccio coccoloso, non so cosa vuol dire cozy, di Cleo Toms, ed era un gel doccia trasparente alla cannella. Buonissimo, buonissimo, buonissimo se vi piacciono i sentori speziati, soprattutto di cannella, perché questo è proprio cannella pura, lavarsi con la cannella, meraviglioso. Molto profumato. Poi, terminato il Tesori d'Oriente Japanese Rituals, profumazione stupenda, meravigliosa, olio di tsubaki e peonia, purtroppo anche i Tesori d'Oriente non hanno la stessa intensità di 5-6 anni fa. Quando ho aperto il canale YouTube ho fatto un sacco di video in cui parlavo dei prodotti Tesori d'Oriente, super entusiasta, e purtroppo io cioè non sento più la potenza di queste profumazioni, non la sento più. Boh. Non sono rimasta delusa perché pensavo di avere il box doccia invaso dal profumo e anche la pelle ultra profumata. No, molto meglio il Felce Azzurra Summer Bronze che vi ho fatto vedere quest'estate, quello al cocco. Con quello, ragazzi, tutte profumate siete, dai. Aspettate che avvicino un po', che mi voglio anche sedere, magari a una certa. Terminato il mio deodorante preferito della vita, il Breeze Classico 67, Breeze Squeeze. Lo amo, questo sentore di colonia, sa proprio di colonia. Vi piace la colonia? Vi piacciono i sentori di dopobarba con una leggera punta agrumata, ma qui siamo più sul dopobarba classico? Io lo amo. Voi mi direte, ma è maschile, ma a me non me ne frega niente se è maschile, è femminile, da bambino, è da nonno. Se è da nonno, anzi, sono felice perché l'odore di colonia a me mi ricorda i miei nonni, nonno Tello e nonno Emilio. Per me sanno di dopobarba, per cui quando mi spruzzo questo mi vengono in mente i miei nonni e soprattutto sotto le ascelle è fantastico. Non puzzate mai, ma mai, ma mai, ma mai. Io proprio non. Quando uso il Breeze, puzzare mai. A parte
parte che d'inverno io non puzzo perché faccio fatica a sudare, ho freddo, però col Breeze io proprio sono felice. Oh. Simone ha terminato lo shower gel di Alfa Romeo Black, che è il profumo che gli ho regalato appunto per Natale. Profumo molto particolare perché è l'unico profumo, scusate se ho ripetuto la parola profumo 46 volte, l'unica fragranza che ha una nota che si chiama Accordo Alcantara, che è praticamente, scusate se dico praticamente, vale tutto uno scusate, è l'odore del rivestimento dei sedili nuovi delle auto. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. A me è piaciuto tanto, a Simone non è piaciuto per niente. Perché? Perché fa poca schiuma, effettivamente. La fa la schiuma, però ne fa poca. Si vede che mio marito gli piace avere la vasca invasa dalla schiuma. Ognuno ha i suoi gusti, non vanno criticati. Però la profumazione io la trovo straordinaria, tanto che quando lui ha detto ah, a me non piace, me lo sono usato io diverse volte. Molto, molto buono, mi è piaciuto tanto. Ve lo consiglio se dovete fare un regalo a un marito, fratello, amante, migliore amico, eccetera, 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 e volete regalare un profumo diverso dal solito. Alfa Romeo Black è very nice. Andiamo avanti. Allora, terminate forse anche delle candele? Sì, ho terminato due candele. Questa qui non mi ricordo la marca assolutamente, me l'aveva regalata mia zia Michela lo scorso Natale. Era una candela alla vaniglia, buona, però si è bruciata molto molto male, quindi non è che mi ha fatto impazzire. Anche questa invece mi era stata regalata da Fiorenza un anno fa, il mio compleanno, non ricordo più. Aveva una profumazione invece neutra. Avete presente il sapone neutro? Ecco, la tazzina è bellissima, per cui mi devo ingegnare per come togliere la cera che si è bruciata in modo disomogeneo. Quindi se mi volete scrivere nei commenti come devo fare, grazie. Perfetto, quindi aspetto i vostri consigli, non la butto. Andiamo avanti, terminato un altro colluttorio, il mitico Elmex Sensitive. Questi sono 100 ml di prodotto, pagato 90 centesimi, non ricordo più, colluttorio della vita. Quello che sto usando adesso invece della Elmex, che è molto molto buono, costa sui 5. Mamma mia, che meraviglia! Ma un profumo che sappia di colluttorio Elmex Sensitive? Madonna, una menta delicata ma forte. Delicata nel senso che non ti apre le vie respiratorie, però comunque si percepisce. Che buono. Vabbè. E quello che sto usando adesso di Elmex si chiama Opti Smalto ed è sempre un colluttorio della loro linea, però forse una linea un po' più di alto livello perché costa sui 5,80 euro, costa sui 6 euro ed è pensata per, diciamo, rinforzare lo smalto, riparare lo smalto. Sarà marketing probabilmente, però il sapore è buonissimo e ha una particolarità. Di solito tutti i colluttori vi lasciano l'alito ultra freschissimo, ok? Questa è la loro prerogativa. Questo Opti Smalto ti rinfresca ovviamente il cavo orale, te lo senti pulito, ma ti neutralizza tutto. Quindi non hai né il tuo alito, ma neanche un alito freschissimo, cioè non hai sapore, come lo posso dire? Ti crea un qualcosa di insapore e poi va ad agire appunto sullo smalto, ovviamente non lo risciacquate. A me capita a volte di risciacquare il colluttorio quando sono troppo forti e mi spaccano la bocca, allora mi devo risciacquare. Il senso non ha senso, però se sono forti poi mi dà fastidio alle gengive proprio. Molto buono. Poi andiamo avanti, terminato questo balsamo per i capelli, buonissimo. Se avete i capelli fini, ne avete pochi, sono delicati, avete una cute sensibile, sono anche grassi, ascoltate me, provate questo qui, il tenero balsamo della Elan, della linea Bimbi. Sono 50 ml di prodotto, è una vera e propria pomata da applicare sui capelli dopo che avete fatto lo shampoo. Ve li sciacquate, vi sciacquate appunto la chioma con l'acqua tiepida e poi vi passate questa pomata appunto sulla chioma bagnata e vi scioglie i nodi, vi facilita tantissimo la pettinabilità, ok? La trovo veramente buona, buona, buona. Il grosso problema di questo prodotto è che costa 10,50 euro, è molto, molto caro. Costasse, ma sono 50 ml, deve proprio, cioè dovete proprio avere 10 euro da investire in questa cosa qui. Io l'ho provata, lo comprerei, ma 50 ml quanto dura? Un cacchio. Questo comunque formulato in pomata dura un po' di più perché ne mettete poco. Quindi ve lo consiglio tantissimo.
Ok, andiamo avanti, questo era nella plastica, poi mi sta già cadendo la roba, molto molto bene, benissimo. Andiamo avanti, poi ho terminato lo shampoo lavaggi frequenti di Fratelli Carli, ve ne avevo parlato in un video proprio dedicato ai prodotti efficaci per chi ha i capelli grassi. Mi sono trovata molto bene, era un gel trasparente, detergente appunto per i capelli, quindi uno shampoo, benissimo per gli shampoo frequenti, quindi anche un giorno sì, un giorno no, non vi fa cadere i capelli, vi lava bene la cute, non ve li lascia, non... Come dire, non ve li fa ingrassare dopo poco tempo, per cui è uno shampoo molto efficace. Costa 8 euro, sono 200 ml di prodotto e abbiamo già terminato un sacchetto di plastica. Mo' l'altra roba dove la metto? Non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Per la casa ho terminato le salviette detergenti della Emulsio, soprattutto per il parquet. Sono 12 salviette e costano sui 3-4 euro. 3 magari costano 4 euro da Ipersop. Sono molto molto efficaci, senza risciacquo mi trovo benissimo. Sono care però, ecco, diciamo la verità. Poi, terminati questi dischetti levatrucco della Fleur de Ceryl, credo che siano di MD sicuramente. Mi sono trovata molto bene. Qualcuno dice dovresti usare il dischetto per evitare appunto il dispendio di cotone, la plastica, troppo spreco, il dischetto quello lì di cotone. Ce l'ho a casa, ma avendo io la pelle molto sensibile, molto acneica, col dischetto di cotone non ottengo un buon effetto. Cioè mi si irrita la pelle, ho paura di portarmi via il pus da un brufolo infiammato. Non va bene per me, meglio il cotone così monouso, per me, ovviamente. Poi andiamo avanti, mamma mia quanta roba. Simone ha terminato il suo burro cacao, si chiama Your Good Skin, l'avevo preso in farmacia un secolo fa, si è trovato bene, non ho molto altro da dire. Dentifricio della Emoform si chiama Gleek, pensato per le persone diabetiche e questo è stato proprio il motivo per cui l'ho comprato. Erano 75 ml di prodotto e contiene la lattoferrina che aiuta non solo per le difese immunitarie ma anche per lo stress ossidativo dei denti. Marketing? Probabilmente sì, comunque per cambiare ogni tanto un dentifricio diverso ci sta. Questo era formulato in gel, era molto molto fresco, costava 5 euro, l'ho trovato molto buono, non mi ha dato fastidio. Mentre per il momento sto usando un dentifricio comprato al Conad, quindi marchio Conad, veramente che lo odio, perché non sa di niente, non sa proprio di... è proprio la banalità fatta dentifricio, esiste? Sì. Può esistere. Poi, finito un altro pacco di dischetti, è incredibile perché mi sono truccata poco e ho finito tutti questi dischetti, ma li ho usati anche per il solvente. Dischetti di cotone del Gigante, mi sono trovata bene, forse è meglio questi qua del Gigante rispetto che quelli di Fleur de Seville, non mi ricordo, non mi ricordo quali tra i due. Comunque sicuramente quelli Orlandi. Abbiamo finito questo doccia shampoo della Intesa Sex Unisex, se riesco a parlare, con olio di semi di canapa. Allora, è un buon prodotto nel senso che lava bene, fa una buona schiuma, non è irritante. Purtroppo la profumazione alla cannabis, purtroppo, odora di gomma. Ha un sentore plasticoso importante e la cosa meravigliosa di tutto questo è che questo sentore plasticoso rimane sulla pelle. Quindi è un prodotto che bisogna provarlo e va poi deciso se fa per voi o meno, perché devo dire che la profumazione di cannabis è molto particolare, difficile, difficile gradimento di questo prodotto, secondo me. Sono andata a prendere un altro sacchetto. Andiamo avanti, poi terminati diversi. Allora, terminati diversi detergenti intimi in mini size, il Saugella Hydra Serum, detergente intimo ma anche per tutto il corpo, per contrastare la sensazione di secchezza. Boh, questo qui me l'avevano regalato quando avevo preso quest'estate il boccione da mezzo litro, mi avevano dato un sacco di mini size, tra cui anche questa. Questo era più una crema. Era un detergente in crema che faceva pochissima schiuma, per cui vi deve piacere quella sensation. Ecco. Andiamo avanti. Poi il Nidra Intimo Latte direi che è una certezza. Costa 70 centesimi, sono 50 ml, devo dire è ottimo, ottimo. Ne ho due o tre ancora. Andiamo pure avanti. Terminato un altro dentifricio ed è questo qui AZ3 di White. Non mi ricordo più se era in gel, mi sembra che era una pasta dentifricia bianca, ok.
ci siamo trovati abbastanza bene. Sì, devo dire che sono io la. No, non è vero, anche Simone è esigente in fatto di dentifrici. Ci siamo trovati bene. Ha sbiancato i denti? Non credo. L'unica cosa che sbianca i denti è l'abbronzatura. Ho visto l'altro giorno il video che io e Simone abbiamo fatto delle porcate alimentari a ottobre con quell'abbronzatura che avevo da favola, color biscotto. Quest'anno veramente, cioè quest'anno, lo scorso anno mi sono proprio impegnata, avevo i denti bianchissimi. L'unica cosa per sbiancare i denti è essere abbronzati. Andiamo avanti. Poi, burro cacao terminato da me, The Beauty Seed di BioEarth. Non mi era piaciuto per niente perché sono quei lucidalabbra che dove li metti stanno? Scusate, che lucidalabbra. Sono quei burro cacao che dove li metti stanno e non fanno quell'effetto lucidalabbra che piace a me. A me piace il burro cacao che sia un po' lucido, un po' scivoloso, che sia presente ma che sia morbido, che la texture non sia fondente, che si attacca lì e non te lo levi più. Non mi è piaciuto per niente, ma ve ne avevo già parlato. Poi, terminato un altro detersivo lavatrice Marsiglia di Chantecler, buono, ve l'ho già detto prima. Poi, in questo momento stiamo terminando il sapone al tiglio del marchio, la sorgente cosmetica che mi aveva mandato Franca. È un sapone buono perché è un sapone che quando lo strofini appunto con l'acqua esce questa schiuma bianchissima e sembra di lavarsi il viso, le mani col latte. È proprio un sapone che fa una schiuma lattea. Mi piace molto, sapone artigianale, vi ripeto, la sorgente cosmetica. Non so dove lo possiate trovare, credo nelle fiere. È un panetto da 125 grammi. Molto molto buono, come lavarsi col latte. Presente che mi sento Cleopatra quando lo uso? Ecco, la Cleopatra dei poveri. Terminate queste spugne della Bileda, quelle lì piccoline style. Io le uso soprattutto per pulire la lettiera, per pulire i sanitari. Con un tot di utilizzi poi le prendo e le faccio fuori, le butto via. Sono quelle piccoline, non sono le spugne quelle grosse, comode per lavare i piatti, sono proprio piccole, mignon. Comunque buone, mi trovo sempre bene. Costano 1 euro. Terminati i guanti satinati del Crai, con cui mi trovo molto bene, sono felpati, sono in lattice. Guardate bene di non essere allergici al lattice perché questo è importante. Io non lo sono. Mi trovo molto bene. Sono felpati, cioè aderiscono. Aderiscono? Aderiscono, sì, bene alla mano, non scivolano, non si bucano facilmente. Veramente buoni. E infatti il Crai è caro, non è un caso. Costano 1,40 euro, 1,50 euro, carissimi. Veramente. Andiamo avanti, terminato bagno doccia alla mandorla dolce del marchio Life Green, comprato da Eurospin per 1,25 euro, sono 200 ml di prodotto. L'ho preso io la scorsa estate perché avevo tutti quegli sfoghi del caldo, no? Sapete il caldo assassino che ha fatto? Mi veniva tutto il petto rosso, mi bruciava, le braccia rosse puntinate. Ho detto, Dio, prendo un bagno schiuma un po' più naturale. Infatti, questo è. Quanti? 98% di origine, ingredienti di origine vegetale. Però ragazzi, c'è una profumazione che magari fosse mandorla, ma magari. Adesso sto usando il bagno schiuma che ho comprato a Mentone, del marchio DOP, marchio francese. È proprio una crema alla mandorla dolce, buonissimo. Questo non sa di mandorla neanche se previ, ha una profumazione che non esiste, non sa di niente. Forse proprio per non fornire contatto con gli allergeni, non lo so, comunque la profumazione non esiste, non è buona, non mi ha fatto impazzire. Però se avete una pelle delicata e problematica potrebbe fare al caso vostro, cercatelo. Finito un altro detergente intimo, sempre del marchio Luxury, si chiama Freschezza Attiva. Questo qui era molto liquido, a differenza degli altri, comunque ci siamo trovati bene anche con questo. Trovati al Carrefour, ve l'avevo già detto prima. Terminate un paio di confezioni, terminato anche un altro detergente intimo della Ame Me con estratti di avena, qua il culo ce lo laviamo tantissimo, l'avete capito? Sì. Terminate le salviette igienizzanti di due marche, questa qui Citrosil, queste erano all'eucalipto, no, queste erano al tea tree, no, quelle all'eucalipto qui è verde, poi ci sono quelle al limone che qui è giallo, queste sono al tea tree, buone, mi sono trovata molto bene, igienizzanti. Poi, sempre queste igienizzanti per le mani, ma io le usate anche per le superfici. Queste erano 20 e sono della Speedy Care. Eccole qua. Disinfettanti antibatteriche, molto buone anche queste. Forse queste erano molto più intrise rispetto che le Citrusil. Boh, perché? Non ho idea. Vabbè, ragazzi, devo dire qualcosa?
gel doccia ambra liquida con microsfere di vitamina E. Questo è nella mia top 10 dei bagnoschiuma, credo che sia al secondo o terzo posto. È fantastico. Allora, in primo luogo, la profumazione di ambra liquida è una poesia, è un profumo ambrato poetico, poesia, cioè. Io non so, tra ambra liquida e Assenzio qual è il mio preferito di erbolario. È una bella lotta. Questa è magia, è poesia, ragazzi. Dovete fare un regalo a una persona che ama le fragranze, ma soprattutto che gli piace l'ambra, comprate questa roba qua. Ha le microsfere di vitamina E, cioè è un gel doccia e al suo interno ha queste sfere, e le vedete proprio, che hanno una cremina idratante dentro. Questo vi profuma il box doccia, questo vi profuma la pelle, ma non ve la profuma solo, ve la coccola. Meraviglioso, stupendo, solo aggettivi positivi, ti amo. 250 ml di prodotto costerà 10 euro, suppongo, se non di più. Terminato un igienizzante per le mani dell'OVS Home, questo era limone e bergamotto ed erano 100 ml di prodotto. Costa 3,99, ma io l'avevo pagato 1,20 euro perché c'erano i saldi, gli sconti, i saldi, non lo so. La profumazione di limone e bergamotto esiste, ma non sa né di limone né di bergamotto, ha una profumazione tutta sua. È buono, disinfetta bene, ma limone e bergamotto no. È un altro profumo, un suo profumo non ben identificato, ma limone e bergamotto magari, magari. Terminati circa 89 di, come si chiamano? Volevo dire detergenti, deodoranti, non capisco più niente. No, terminati. Quattro deodoranti, due li ho terminati io e due li ha terminati Simone. I due sono Chic e Sensual di Malizia, questi in spray da 75 ml, li avevo presi da risparmio casa perché costavano 90 centesimi a novembre? No, forse dicembre. Le profumazioni sono buonissime, buonissime, buonissime. Questa è meravigliosa. Allora, questa è più fruttata, questo qui Sensual. Più frutta, c'è una parte floreale, ma è anche un po' fruttato. Ok, questo qui Chic è molto intenso. Molto, molto intenso. Fatemi leggere. Qui c'è scritto vaniglia, legno di sandalo e vaniglia. Molto, molto buono. Chic, mi è piaciuto un sacco. E invece questo qui, leggiamolo. Ah, sensualità. Un accordo intenso di fragranze che evoca sensualità, audace e provocante. Ma secondo me è più sensuale, audace e provocante la vaniglia col sandalo. Secondo loro è questo. Comunque, mi sono trovata molto, molto bene. Terminata un'altra candelina, questa si chiama Pause Épicée, quindi pausa speziata del marchio Marianne. Anche questa non si è bruciata bene. Buonissima la profumazione, si irradiava anche bene, ma si è bruciata male, nel senso che non era uniforme. Stavo parlando di deodoranti, non capisco più un cazzo. Allora, due deodoranti che ha terminato Simone, AB Armonia e Benessere, fragranza talcata e fragranza agrumata. Allora, questo talcato lo avevo bocciato perché le prime volte che l'ho utilizzato mi si infilava in gola. Le volte in cui l'ha utilizzato Simone, questo effetto non l'ho più riscontrato. Anche quando entravo in bagno dopo che lui se lo era spruzzato, non ho più riscontrato questo effetto. Boh, mi sarò assuefatta? Sarà cambiato con l'utilizzo? Non ho idea. Al di là di quello, non è male come deodorante. Vi rilascia appunto una fragranza talcata, non mi fa puzzare di sudore. Questo qui, fragranza agrumata, l'ho utilizzato anch'io, non solo Simone, e mi è piaciuto tantissimo. Di solito i deodoranti che hanno gli agrumi, come, no, come accordi nelle loro note, sono sempre un po' aciduli, ok? In questo caso no, era una fragranza agrumata che non vi rilasciava una sensazione di acidulo, di acre. Molto molto buono, mi è piaciuto tanto. Tra i due dovessi ricomprare, prenderei fragranza agrumata. Ok, quindi questo è alluminio. Poi ho terminato una crema per il corpo, una sola, non mi ricordo. Allora, una crema per il corpo di Balea Body Lotion, molto nutriente, faceva scia bianca, profumazione tipica natalizia, proprio di biscotto non speziato, proprio biscotto burroso, biscotto al burro, trovato nel calendario dell'avvento dello scorso anno. Abbiamo terminato la saponetta al cipresso della Nesti Dante che mi aveva mandato Serenina d'estate.
è meravigliosa. La profumazione al cipresso forse è una delle mie preferite. Buonissima, buonissima, buonissima. Di che cosa sa? Di cipresso. Quindi una profumazione verde, non saprei neanche descriverla, erbacea, ma comunque polverosa, cioè veramente particolare. Merita di farci quasi un video dedicato. Poi andiamo avanti. Terminato un'altra confezione di salviette antibatteriche del marchio Stenago, pagate 1 euro dai cinesi. Queste erano 20, anche queste belle umide, ci siamo trovati bene. Poi terminate le salviette struccanti della Clinians viso, occhi e labbra. Non mi hanno fatto impazzire perché non sono fan delle salviette struccanti. Le trovo sempre molto ruvide e io ho la pelle delicata, anche se non sembra. Molto delicata, molto sensibile, per cui le salviette no, mai più. Poi, allora, forse siamo alla fine, ho un sacco di mini size. Abbiamo terminato un altro igienizzante per le mani in spray. Questo qui era il timo e ai chiodi di garofano percepito origano. Buonissimo, mi è piaciuto tantissimo, mi piacerebbe ricomprarlo, se non costasse 5 euro lo ricomprerei molto volentieri. Il marchio è Purae. Si chiama Lavamani Spray Igienizzante Timo Cannella Chiodi di Garofano del marchio Purae, costa 5 euro, costa tanto e sono 50 ml, per cui non è proprio alla portata di tutti. Poi terminato un collirio di cui abbiamo smarrito il tappo ed è del marchio, cacchio, gli occhiali. Non riesco a vedere, comunque un collirio molto generico all'acido ialuronico, ci siamo trovati molto bene. Attualmente stiamo utilizzando questo qui che si chiama Sistane e ce l'ha dato proprio l'oculista, marchio Alcon e si chiama Sistane, però non so se ha l'acido ialuronico, forse no, forse è proprio solo una lacrima artificiale senza acido ialuronico, meglio prendere il collirio con l'acido ialuronico, cioè ti aiuta proprio, la lacrima artificiale non ha nessun attivo, ecco, meglio quello. Poi ho terminato un sacco di creme mani, credo, aspetta, fatemi vedere. Sì, ne ho terminate 82. Ok, anche questo? No. Andiamo con calma. Allora, crema mani di Nuxe, questa qui della linea Rêve de Miel, mani e unghie buonissima, si assorbiva bene. Profumo celestiale, buonissimo, tipico profumo proprio della Nuxe, proprio il profumo che avevo io. Ricorda un po', un pochettino. Dicevo, profumo buonissimo, si assorbiva bene, buon effetto sulle mani il giorno dopo. Io tendenzialmente le creme mani le uso alla sera prima di andare a dormire. Poi, Crème Fraîche di Nuxe, crema per il viso che io non metterò mai perché appunto dotata di acne, 15 ml utilizzati come crema mani. Buonissimo anche questo. Idratante, non ungente. Profumo non buono come la Rêve de Miel, comunque molto utile in caso di mani non particolarmente rotte, ma un po' aride. Buona. Poi, crema mani Balea trovata nel calendario dell'avvento dello scorso anno. Questa era 20 ml e la profumazione era, mamma mia, mamma mia, budino. Budino alla vaniglia. Vi piace? A me da morire, mi ricorda proprio l'infanzia. Quando a scuola, alle medie, mi davano il budino come dessert, perché io alle medie ho fatto un tempo pieno e quindi avevo la mensa e come dessert, senza la T finale, mi davano il budino alla vaniglia. Budino alla vaniglia, buonissima, 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 mi è piaciuta tanto. Poi, Frosted Cranberry del marchio The Fuzzy Duck, presa lo scorso anno su makeup.it. Allora, per me i prodotti della Fuzzy Duck oppure della Simple Pleasure, che sono marchi made in China, anche se il nome è un nome inglese americano, vanno bene se dovete fare dei regali, perché hanno un bel pack, hanno un buon profumo, l'effetto poi vero quando poi si tratta di andare sul concreto, riparano le mani? No. Danno una leggera punta di idratazione, ma proprio una goccia. Molto meglio una crema molto paraffinosa, molti oli minerali, molto silicone, almeno le mani si riparano. Con queste robe qui non, dicono che c'è paraffina, ma secondo me non ce n'è, perché non riparano per niente.
Poi andiamo avanti. Crema per le mani del marchio Balea, però for men. Non so se lo sapete, ma a dicembre ho aperto un calendario dell'avvento, nello specifico questo della Balea for men. Allora, molto buono il profumo tipico, devo dire, un po' maschile. Molto buona, ci è piaciuta, molto nutriente, però si assorbiva abbastanza. Mentre, sempre trovata nel calendario dell'avvento, questa qui, SOS Screpolature. Madonna quant'era unta! Avete presente mettersi nelle mani l'olio? Cioè io mi prendo l'olio di semi con cui devo friggere e mi cospargo le mani di olio. Cioè proprio rimaneva proprio bagnata la mano. Orrenda, non mi è piaciuta per niente. SOS Cream l'abbiamo finita perché appunto abbiamo le mani screpolate, ma untissima! No, io le creme mani paraffinose che riparano, sì, posso anche sopportare, ma unta che sembra proprio che ci hai messo l'olio, no? L'olio per friggere, l'olio di semi di arachide o di girasole. No, l'olio cuore anche. Ecco, non è il caso. Poi andiamo avanti. Questa qui che cacchio. Ah, questo era un peeling per il corpo, me lo sono fatto io, ma me ne sono fatti ben due. Tutti i prodotti della linea Balea for Men me li sono utilizzati io. Questo era un peeling, credo, per il viso. Gesicht, forse in tedesco vuol dire viso, e io l'ho fatto per il corpo, quindi peeling sul petto e sulla schiena, molto buono. Ma quello che mi è piaciuto tantissimo, più di quello, era questo qui. Il peeling proprio col sale. Buonissimo, buonissimo. Buonissimo, allora la profumazione, avete presente le bacche di ginepro? Avete presente il profumo ginepro nero di Erbolario? Ecco, questi sali per farsi lo scrub schiena e corpo erano identici al ginepro nero di Erbolario. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Li vendessero da soli me li comprerei subito. Questi erano la lavanda, lavanda e patchouli, però a me ricorda il ginepro nero di Erbolario. Com'è possibile? Non lo so. Misteri dell'olfatto, boh. Andiamo ancora avanti, sempre con. Ho usato tutto, è del calendario dell'avvento, non so se avete notato. Caduto tutto un attimo, ok. Allora, poi c'era questo siero per cuoio capelluto che io l'ho utilizzato come balsamo per i capelli. 20 ml, come tutte le mini size che vi ho presentato fino ad adesso, mi sono trovata bene. Ci ho fatto due utilizzi, 20 ml, quanto può essere, uno o due utilizzi, mi sono trovata bene, nulla da segnalare. L'unica cosa che non mi è piaciuta è quella SOS antiscrepolature, proprio mi è rimasta qua. Boh. Andiamo avanti. Questo, un attimo, menzione d'onore. Calendario dell'Avvento Balea for Men, crema doccia al cioccolato fondente. Penso che sia il bagnoschiuma da uomo più buono che io abbia sentito negli ultimi tempi. Buonissimo, avete presente proprio lavarsi col cioccolato fondente? Cioè tu ti fai sciogliere il fondente nero Novi al 90-85% e poi ti fai il bagno con quello. Madonna che buono, poi una schiuma importante. Ecco, questo per esempio, a differenza dei Tesori d'Oriente, i Eternity, questo il box doccia te lo improfuma alla grandissima. Il corpo non tanto, ma il box doccia sì. Cioè io entravo mentre Simone si faceva la doccia e dicevo wow, non solo per la vista, ma anche proprio per la profumazione. Ma non lo possono fare in full size? Io non capisco alcune scelte. Sono andata oggi al DM, non l'ho visto. Se esiste in full size, qualcuno me lo faccia sapere che me lo vado a comprare per me medesima. A Simone è piaciuto, ma più a me. Questo invece l'ha usato proprio lui ed è l'olio doccia. 20 ml, si è trovato bene. Non mi ricordo la profumazione. Sentiamo. È una profumazione piuttosto neutrale, non ha sta profumazione da urlo. Comunque buono. Non ho ricevuto commenti negativi. Altro colluttorio Soft Mint della Colgate linea Plax. Allora, non è il mio preferito, però la menta è leggera, vi rinfresca bene il cavo orale ed è un colluttorio che tra tanti si distingue perché non è troppo forte, però comunque è efficace. Molto buono, a me è piaciuto. Lo prendo periodicamente. Poi, terminato questo qui, che non è proprio terminato, infatti lo utilizzerò adesso. Questo è un bagnoschiuma con dei granelli, quindi bagnoschiuma peeling della Palmolive, che si chiama Mineral Massage. Comprato quest'estate, no, comprato quest'estate da Ipersop, perché è una mini size da 50 ml, e portato poi al mare. Ce n'è questo goccio, lo vado a utilizzare dopo. Buonissima la profumazione,
adattissima, ciao Panky, anche per un uomo. È buono, a me è piaciuto. Poi a me piace fare il peeling sotto la doccia, mi garba assai. Poi terminato, eccolo qui, ve lo faccio vedere. Panky, ciao. Poi terminato anche questo filo interdentale extra piatto del gigante, erano 50 metri, buonissimo, ci siamo trovati molto molto bene, anche perché poi non era solo un filo interdentale semplice piatto, ma aveva anche proprio un gusto di menta, quindi molto piacevole da utilizzare. Buono, mi è piaciuto tanto, adesso ne ho preso uno dai Persop sotto casa perché ne avevo urgenza e non è buono come questo, perché non ha niente di menta. Questo è entrato dentro al secchiello della roba finita. Poi ho terminato questo bagno schiuma della saponaria mediterranea con calendula, salvia e lavanda. Mi è piaciuta moltissimo la profumazione, anche se adesso non si avverte quasi più. Poi andiamo avanti, ho utilizzato questo impacco per capelli rinforzante della Giada. Mi è piaciuto? Non ho molti ricordi perché era proprio in fondo al cestino. Però non mi sembra di ricordare che fosse proprio pessimo per i miei capellacci grassi, però non ho grossi ricordi, per cui. Poi, ultimissimi prodotti, il video è finito, non ci ho neanche messo un'ora, meno male, butto via un tot di prodotti di make-up. Allora, butto via questo eyeliner arancione della Debbie che ho utilizzato per anni. Comprato nel 2019 o 2020 e l'ho utilizzato per anni per farmi le lentiggini. È finito, si è seccato, mi trovavo abbastanza bene e niente, quindi usato per un tot di anni per farsi le lentiggini, poi l'ho usato anche come eyeliner, mi sono trovata bene, ciao. Butto per esasperazione, ma anche perché vecchio, questo eyeliner della L'Oréal, L'Oréal Linea Matte Eyeliner Bordeaux. Bello, eh? Bellissimo. In primo luogo è vecchio, in secondo luogo penso di essere invecchiata anche io, perché questa mattina stavo per rischiare di bestemmiare da tutte le volte che ho provato a fare la linea di eyeliner. Nel destro mi viene, nel sinistro no, allora rifai il destro come hai fatto il sinistro, poi il sinistro però viene meglio del destro, devi rifare il destro. Che palle, truccarsi deve essere un piacere, se devo struccare. Stamattina mi sono struccata 40 volte, no. No, quindi probabilmente sono invecchiata, gli eyeliner non fanno più per me, ciao, addio. Comunque un ottimo eyeliner, costa 10 euro, è Bordeaux, eh. Io ho preferito quello dell'Avon rosso, bellissimo. Questo qui è Bordeaux, fa un bel effetto, una bella puntina, dovete essere precisi comunque, è fatto così come se fosse appunto un calamaio, ecco. Non è proprio in penna, io preferisco in penna, comunque buono. Ciao, è finita l'epoca. E poi butto perché è finito l'Extra Long Lash Mascara della Rimmel. Terminato, l'ho aperto quest'estate, mi sono trovata molto molto bene, tra l'altro costa 2,95 € ed è un mascara fenomenale. Guardate lo scovolino, scovolino in silicone, tutta sporca di eyeliner, scovolino in silicone. Con, come dire, gli aghetti molto molto sottili, divide molto bene le ciglia, le allunga e ve le fa a ventaglio, non le volumizza particolarmente, ma le separa molto molto bene. A me è piaciuto tanto, poi costa proprio poco, cioè 2,95 € di bontà, costa meno di Essence. Vogliamo parlarne? Non credo. Prodotti finiti, finiti. Quindi io spero di essere stata abbastanza chiara nelle spiegazioni dettagliate. Purtroppo, quando ho tante cose da dire, vado un po' in confusione. Infatti, se visto, ho detto un sacco di sproloquiate, perdonatemi. Fatemi sapere se conoscete questi prodotti, se si è capito qualcosa, se non si è capito qualcosa perché parlo veloce, perché ho sproloquiato, me lo scrivete e ve lo riscrivo. Scusate, ho tanta roba da presentare. Forse mi conviene rifare questo video una volta al mese, per non avere un volume di prodotti così, così alto, così ampio, non lo so. In questo momento sto usando come mascara, non ve l'ho detto prima perché mi sono scordata, un mascara di Rouge e si chiama Fascino. Aspetta che vado a vedere che ce l'ho qui. Mascara Fascino Extra Volume. Molto molto carino. Mi piace anche questo. Però questo costa di più, non costa come Rimmel. Bene, il video è finito, vi faccio vedere Panky. Così possiamo concludere il video in bellezza. Eccola qua la mia meraviglia. Ciao! Guarda che bellezza! Il morditore seriale, eccolo qua.
Un abbraccio e un bacio, ci vediamo al prossimo video. Vedi che mi vuol mordere? Vai, vai, vai. Ci vediamo al prossimo video, vi aspetto nei commenti. Ciao!